Per Pescara e per l'Abruzzo, un'altra delle questioni rimaste ferme per decenni che noi stiamo definendo, portando avanti, abbiamo fatto un'operazione molto virtuosa perché facciamo un intervento tra enti pubblici su un terreno di proprietà pubblica con fondi pubblici in un'area fortemente servita, la più servita dalla mobilità sostenibile, treno, speriamo presto anche il filobus, terminal bus da tutta la provincia e oltre, da tutte le province abruzzesi, che consentirà a un migliaio di dipendenti, di arrivare a molte centinaia di dipendenti, oltre che di utenti del Palazzo della Regione, di potervi accedere appunto attraverso anche il trasporto pubblico locale, di poter lavorare in maniera decorosa e dignitosa in spazi moderni, efficienti, sicuri. Il sindaco Masci parla anche egli di un evento storico atteso da 53 anni che segna un passo fondamentale per la crescita della nostra città. Finalmente, prosegue il primo cittadino, l'area di risulta troverà la sua destinazione definitiva con il grande parco di 65.000 metri quadri, i parcheggi e la sede della regione. Un sogno, prosegue Masci, che si avvera dopo 36 anni dal passaggio dell'ultimo treno su quello spazio di 130.000 metri quadrati. Quando ci siamo insediati per la riqualificazione del cuore di Pescara c'erano 12 milioni di euro. Con la firma dell'accordo di programma conclude arriveremo a 100 milioni di euro.